l'atroce crimine questa mattina in una scuola del Pakistan, con bambini uccisi da forze fanatiche, da terroristi che non hanno scrupolo per la loro idea di guerra ad uccidere civili innocenti, e l'idea di un mondo che ha bisogno non solo di pace, ma anche di lotta, di battaglia, di unità per escludere queste forze da alcuni paesi. Oggi in Pakistan, ma abbiamo negli occhi anche gli orrori di altre scene di guerra e scene di attentati. L'Europa deve ritrovare la forza, che è una forza economica, di unità dei 28, ma anche di una posizione, una vocazione geopolitica ad essere parte di un mondo in cui è esclusa la violenza, è esclusa atti di terrorismo, e la ricerca della pace e la convivenza sia un fattore che cambi questa nostra epoca della globalizzazione.